mistero delle pietre mobili nella Racetrack Playa in California ha affascinato geologi e scienziati per molto tempo. Questa particolare area ha una superficie composta da fango asciutto e inaridito che si è frammentato in piccoli perfetti ottagoni e pentagoni. Ma ciò che la rende davvero unica sono le pietre mobili, rocce che sembrano spostarsi autonomamente lungo la superficie. Queste rocce, che variano in peso e dimensione, seguono percorsi diversi e imprevedibili, dallo zigzag agli anelli e persino tornando su se stesse. Alcune si spostano solo di pochi piedi, mentre altre possono avanzare per centinaia di metri. Questo fenomeno ha sempre suscitato grande curiosità, ma solo recentemente sono state scoperte le ragioni del loro movimento. Dopo un periodo di studio e ricerca, i geologi del Caltech sono giunti alla conclusione che le rocce si muovono grazie ad alcune particolari condizioni atmosferiche. Durante la pioggia, la nebbia densa o la presenza di rugiada, il fango diventa scivoloso e bagnato, rendendo possibile il movimento della pietra. I venti, poi, spingono le rocce in diverse direzioni lungo la superficie. Sorprendentemente, anche se nessuno ha mai osservato direttamente il movimento di una roccia, il dottore Robert P. Sharp è riuscito a monitorare il movimento di ben 30 pietre tra il 1968 e il 1974. Secondo il dottore Sharp, le pietre possono muoversi a una velocità fino a 3 piedi al secondo e si sono spostate anche per distanze di 2 miglia. Per misurare i più piccoli movimenti delle rocce, il dottore Sharp e Dwight Carey del reparto di geologia dell'U.CL. hanno posizionato dei paletti di ferro attorno ad ognuna di esse. Tuttavia, anche questi ostacoli non sono stati sufficienti a impedire alle pietre di muoversi una volta che hanno iniziato il loro spostamento. Sempre secondo le parole del dottore Sharp, appare che 28 delle 30 pietre del recinto non hanno avuto impedimento a fuggire e muoversi fuori dal controllo. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la notte non è richiesta per questo tipo di questo fenomeno. Infatti il dottore Sharp ha spiegato che la legge della natura prevede che questi movimenti dovrebbero avvenire solo di notte e tempestose. Interessante, però, è osservato che dal gruppo delle 30 pietre controllate, 7 di esse sono sparite senza lasciare traccia. Come spiegazione dell'imprevisto, il dottore Sharp non ha ancora trovato una risposta soddisfacente. Lo stesso ricercatore propose una combinazione di ghiaccio e vento in grado di causare questi movimenti durante la notte tempestosa. Tuttavia, Sharp stesso ammette che questa spiegazione è ancora piuttosto ipotetica. Apparentemente, il vento non può spiegare come due rocce vicine una all'altra possano andare in due direzioni opposte o come una roccia possa rimanere ferma mentre l'altra si muove. Uno dei ranger del parco ha intravisto che il fenomeno potrebbe aver qualcosa a che fare con il magnetismo del sottosuolo. Ha affermato che il vento potrebbe essere la causa dello spostamento delle rocce, ma che il fango diventa scivoloso solo quando il terreno è umido o bagnato e non si capisce ancora come due rocce vicine possano spostarsi in due direzioni opposte o come una roccia possa rimanere ferma mentre l'altra si muove. Finché una spiegazione conclusiva non sarà disponibile, questa Daytime Scavenger Ant nel Parco Nazionale Americano di Manistee continuerà a sfuggire alla comprensione delle autorità. Nonostante la scoperta delle ragioni del movimento delle pietre, il mistero delle rocce mobili nella Racetrack Playa rimane affascinante. Si tratta di una stupefacente dimostrazione della forza della natura e delle sue capacità di sorprenderci. Gli scienziati continueranno a studiare questo fenomeno per approfondire la comprensione delle forze che agiscono sulla Terra e per svelare ulteriori dettagli sulle pietre mobili e sulle loro straordinarie avventure nel deserto.